Sono 4 giorni che Ilaria ha piantato le tende, o meglio la tenda, davanti alla sua università. Ci dorme, ci mangia, ci incontra i giornalisti, insomma, ci vive. Il motivo è scritto a chiare lettere sullo striscione vicino al suo igloo, contro gli affitti insostenibili per gli studenti che cercano casa a Milano per studiare. È da 8 mesi a questa parte stavo cercando casa qua a Milano per non dover fare avanti e indietro tutti i giorni da Alzano Lombardo, che è il mio paese, e solo che per mesi e mesi ho visitato tantissime case e sempre trovando affitti assurdi, camere singole dai 700 euro in su, posti letto dai 400-450, ed erano tante volte o truffe o posti invivibili. Dalla sua tenda sono passate, di persona o con una telefonata, più o meno tutte le istituzioni, dalla regione al comune, passando per l'università e i partiti. Lei in piazza Leonardo da Vinci ci resterà fino a domenica, sperando che la sua protesta, che è apparsa anche su giornali francesi, inglesi e americani, possa davvero smuovere le acque per chi, come lei, studentessa di ingegneria ambientale della Bergamasca, vuole venire a Milano per costruirsi un futuro. Volevo arrivare alle istituzioni, smuovere un po' gli animi e fare in modo che finalmente si trovi una soluzione pratica, concreta, oltre che parlarne ai tavoli, come si è già fatto e si farà ancora, e una soluzione che duri nel tempo, che non sia un tappo all'emergenza del momento, ma che risolva effettivamente il problema.